Radio DJ Carlo Lucarelli. Il radiodramma di Radio DJ. Buonasera a tutti, siamo su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli. La storia che vi racconto è una storia che ha a che fare con una moneta da un dollaro che in questo caso però vale molto di più, vale una vita, la vita di Richie Valens. La parola huapango, a meno che non siate esperti di musica messicana, probabilmente non dice niente a nessuno. È un genere musicale proprio del Golfo del Messico, molto antico anche, c'era prima che arrivassero gli spagnoli. Non si sa neanche che cosa voglia dire huapango, viene da un tipo di legno forse, oppure viene dalla gente che popolava i dintorni di Veracruz, nell'antichità. Oppure no, è una corruzione della parola fandango. Qualunque cosa voglia dire, indica un genere musicale, che si suona soprattutto con tre musicisti, due mariachi con le chitarre e un violino. E si canta con dei versi che si intrecciano, li cantano vari cantanti, e apparentemente sembrano dei versi senza significato. Ecco, questo è lo huapango, ed è una cosa che pochi conoscono. Però se diciamo la bamba, ecco, quella no, quella la conoscono tutti. Ecco, la bamba, la canzone La Bamba, è una specie di huapango. Il creatore della bamba si chiama Richie Valens, e quando la scrive ha quasi 17 anni. Richie è un ragazzo di Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. Si chiama Richard Steve Valenzuela, e la sua è una famiglia molto povera, una famiglia messicana, con la madre che tiene su tutta la famiglia da sola, più o meno, lavorando in una fabbrica di munizioni, perché quando Richie nasce è il 1941 e c'è la guerra. I Valenzuela sono poveri, e non sono soltanto loro i poveri, sono poveri tutte le famiglie cicane del barrio di Pacoimba. E l'unica distrazione loro, l'unica distrazione lecita naturalmente, è la musica. Richie ne ascolta tantissima di musica, ci sono tutti i mariachi messicani, c'è la musica tradizionale, c'è lo huapango, c'è anche il blues naturalmente che si sente da quelle parti. Però, attenzione, sono anche gli anni 50 e nessun adolescente, anche chi vive in un povero barrio ai confini della San Fernando Valley come Richie, può fare a meno di ascoltare il rock and roll. C'è Chuck Berry, c'è il giovane Elvis Presley, e a Richie soprattutto piace un tale che si chiama Little Richard, quello di Good Golly Miss Molly. Radio DJ. Richie comincia a suonare la chitarra a 5 anni. Un amico di suo padre gli aveva regalato una vecchia chitarra rotta, con soltanto due corde, e il piccolo Richie aveva cominciato con quella lì. Poi, ovviamente, aveva aggiunto le altre corde, aveva comprato un'altra chitarra ed era diventato sempre più bravo. A scuola lo conoscono tutti, perché suona tutte le feste, anche nelle pause di ricreazione, quando c'è un momento libero, sempre. Poi c'è un gruppo locale che lo nota, si chiamano i Silhouette. Sono l'unica band rock and roll della città, anzi di più, sono l'unica band messicana di rock and roll della zona. Richie ha 16 anni ed entra nei Silhouette come un chitarrista. Poi il cantante si ammala e così Richie comincia anche a cantare. Un giorno, ad un concerto dei Silhouette, c'è un tale che si chiama Bob Keane. Ora, Bob Keane non è uno qualsiasi. Bob Keane è Bob Keane, il proprietario della Keane Records, quello che ha lanciato Sam Cooke. Keane nota quello strano cicano robusto con la faccia allegra e il ciuffo alla Elvis Presley. Sente come suona la chitarra, sente le influenze messicane che sta mettendo nel rock and roll, che sono una grande idea. Così lo chiama e gli dice che lo vuole produrre. Vuole produrre lui da solo, non i Silhouette. Però non vuole produrre Richard Steve Valenzuela. Quello è un tipo che non ha futuro. Lui vuole produrre Richie Valens. Quello è il nome giusto. Da quel momento Richard Steve Valenzuela diventa Richie Valens. Ed è lui che si presenta sul palco. Hi everybody, this is Richie Valens. Ciao a tutti, più o meno, sono Richie Valens. Il suo primo singolo si chiama Come On Let's Go e appena esce su scala nazionale vende subito 500.000 copie. È un bel colpo per il giovane Richie, che ha soltanto 17 anni ed è già una star del rock and roll, una piccola star naturalmente, però molto promettente. Ciao a tutti, sono Richie Valens. Lui, un povero cicano del barrio di Pacoima, della San Fernando Valley. Ecco che cominciano ad arrivare i soldi finalmente, un bel po' di soldi, dollari naturalmente, forse, attenzione, tra i dollari che Richie in casa c'è anche una piccola moneta rotonda, un dollaro però che vale molto più degli altri, migliaia, milioni, anzi di più ancora. Quel dollaro vale una vita, la bicia di Richard Steve Valenzuela, in arte Richie Valens. Richie va in giro a fare concerti. Ciao a tutti, sono Richie Valens. Ciuffo impomatato, una camicia nera con i bordi di pizza, un po' pacchiana sicuramente, ma molto rock and roll. Poi si ferma per il secondo disco, che è un singolo, lato A e lato B. Sul lato A c'è una canzone che si chiama Donna. Richie l'ha scritta pensando ad una sua fidanzata dei tempi della scuola, Donna Ludwig, una biondina dallo sguardo fatale, di cui è ancora innamorato perché è un sentimentale Richie. È un adolescente in fondo, anche se già una piccola star del rock and roll, comunque ha solo 17 anni. Lato A, Donna, che appena esce sale al secondo posto delle classifiche. Sul lato B c'è un altro pezzo, dovrebbe essere un pezzo minore, infatti è il lato B, quello che funziona, quello che scala le classifiche dovrebbe essere il lato A.
Così nel lato B ci finisce un pezzo di musica tradizionale, uno huapango, un brano musicale di coi versi molto assurdi, com'è naturale per quel genere di canzoni. Sono parole strane, senza senso. Per ballare la bamba ci vuole un po' di grazia. Oppure io non sono marinaio, sono capitano. E poi arriba, arriba, e viva, e viva. Ricci li canta in spagnolo, come sono stati scritti. Anche se lui lo spagnolo non lo parla molto, perché è un chicano, sì, naturalmente, però è di Los Angeles. Così prende quello huapango vecchio, lo arrangia rock and roll e nasce la bamba. È un successo strepitoso, da subito. All'inizio la bamba si ferma per un attimo al 22° posto delle classifiche americane, poi parte come un razzo. Diventa un pezzo famosissimo e diventerà un pezzo famosissimo anche dopo, conosciuto e cantato da tutti, con un sacco di cover che attraversano i generi, che vanno da Neil Diamond per esempio fino ai Los Lobos. La rivista Rolling Stones mette La Bamba tra le 500 più grandi canzoni di tutti i tempi. Ricci però tutto quel successo non fa in tempo a vederlo, non fa neanche in tempo a goderselo. C'è quella moneta da un dollaro che gli tintinna in tasca. Attenzione, è importante quella moneta, è la moneta che vale tantissimo. È l'ottobre del 1958 quando esce La Bamba. Manca poco all'appuntamento con quella moneta. Da ottobre a febbraio dell'anno dopo. Mancano appena 4 mesi. Il radiodramma di Radio DJ. Ricci fa un sacco di concerti e di apparizioni in televisione. Fa una particina in un film, Go Johnny Go. Suona negli show televisivi ed è sempre in giro per concerti. Nel gennaio del 1959 parte per un tour che si chiama Winter Dance Party ed è un giro di concerti per tutto l'alto Midwest che Ricci deve fare assieme ad altri artisti. Uno è Buddy Holly, ed è un artista abbastanza conosciuto. Poi c'è P.J. Richardson, detto The Big Bopper. E poi c'è un gruppo, Dion e The Belmonts. È un tour che li farà suonare tutte le sere per un po' di tempo, ogni sera in un posto diverso. Il 2 febbraio suonano alla Surf Ballroom di Clear Lake, che è un paesino nel cuore dell'Ohio, nel nord degli Stati Uniti. Ciao a tutti, sono Ricci Valens. Ricci suona donna, suona la bamba, fa ballare tutti, anche gli altri sono bravi e il pubblico di Clear Lake impazzisce. Per andare in giro l'organizzazione aveva affittato un pulmino che già non era un granché, infatti Buddy Holly si era anche lamentato. Poi comunque ad andarsene in giro per il centro nord degli Stati Uniti in quella stagione con quel freddo il pulmino fa fatica. A Clear Lake, infatti, con quel freddo cane che va sotto zero, il pulmino si rompe definitivamente. Bisogna ripararlo, aspettare un altro, perdono un sacco di tempo, fa freddo. E così Buddy Holly ha un'idea. Affittiamo un aereo. Un aereo piccolo, un Beechcraft Bonanza. Un aeroplanino da 4 posti. Voliamo fino a Fargo, nel Nord Dakota, dove ci sarà il prossimo concerto e l'aspettiamo gli altri. Va bene. Il Bonanza però ha 4 posti e loro sono di più. Uno è pilota, naturalmente, l'altro è Buddy Holly che ha avuto l'idea e i due che suonano con lui. Però nell'aereo ci vogliono stare anche Big Bopper e Ricci Valens. Per Bopper non è un problema, uno dei musicisti di Holly gli cede il posto. Ma l'altro musicista, Tommy Halsop, non vuole. È tardi, Clear Lake è un buco, fa un freddo cane. Come si fa? Giochiamocela a testa o croce. Ecco qua, una moneta. Il dollaro vola in alto, Ricci lo prende al volo e lo schiaccia sul dorso della mano. Ha vinto lui. Alsop ha perso e gli tocca scendere dall'aereo per lasciare il posto a Ricci. Ricci ha vinto il passaggio. Alsop, come dirà in seguito, ha vinto il resto della vita. È luna di notte e non solo fa un freddo cane, c'è anche una gran nebbia e un vento forte. Il pilota è un pilota giovanissimo, ha 21 anni e non è un grande esperto. L'aeroplanino poi è un aeroplanino piccolo, un Bonanza da 4 posti. Ad appena 1 miglio dell'aeroporto, il pilota perde il controllo dell'aereo e il piccolo Bonanza viene giù e si schianta in un pascolo ghiacciato. Big Bopper e il pilota finiscono a 45 metri di distanza, morti tutti e due. Buddy Holly e Ricci Valens sono più vicini, ma anche per loro non c'è niente da fare. Ciao a tutti, sono Ricci Valens. Ricci è steso a terra, a 6 metri dall'aereo, sull'erba ghiacciata, è morto anche lui nello schianto. Accanto, ecco, non so se sia vero, ma non importa, ce lo mettiamo noi con la nostra immaginazione, perché sicuramente ci sarebbe stato in una scena immaginata. Accanto a Ricci Valens, morto sull'erba ghiacciata, c'è sicuramente quella moneta maledetta. DJ di giallo. Tra poco, ancora di giallo. Il radiodramma di Radio DJ.